C'è Arianna, c'è Arianna Meloni. Nota. Questo tre secoli ha fatto sta cosa. Vabbè, però ce ne cambia una a me. Ma la Napolitano, muoviti, forza, forza, andiamo! Aspetta! Sì, mi sono venduto a discapito di chi dice che non va messo, va venduto questo libro in libreria, noi lo vendiamo, sì, perché è sempre cultura. Lei è disinteressata a comprare questo libro? No, io sono interessata, però come sono arrivata un po' in ritardo. Lei a volte dà dei consigli a sua sorella sulla politica oppure parlate di altre cose? No, sono figlia di un politico, però politico russo. Discutete di altro, esatto, a casa, non di politica. No, no, no. Possiamo fare una cosa? Ma non è vero. No. Sì, io vabbè, sono però... sorella. Uguale. Non sei? No, non sono sorella. Uguale, oh. Sei identica, oh. Però gli era assomiglia. No, però... abbiamo un po' di quindi no, è uguale, non è la sorella. No, però no, devo... No. Devo dire che è identica. Scusate, ma la sorella della Meloni qual è? È lei. Arianna, sono un giornalista, ho fatto un errore incredibile perché ho incontrato quella signorina lì. Sì. E pensavo che fosse la sorella di Giorgia, perché io erano identici. Io ho fatto anche la domanda. Non è più magra. Sì, però un po' somiglia, però un po' somiglia. Però va bene. E avevo fatto questa domanda, ma con Giorgia parlate qualche volta di politica a casa? Ma questa... veramente? No, io sì, io dico, lo dico a lei. Ah, pensavo che stessi. Lei mi ha detto no, però cioè, forse... Cioè, ti stai intervistando? Sì. Parliamo spesso di politica, ovviamente. Quindi lei gliela è mia sorella, quindi ci sfoghiamo, parliamo insieme e parliamo di tutto. Parliamo del più, del meno, dei bambini, dei vestiti, della politica, di tutto. E quindi le dà anche dei consigli? Certo. Quindi ha consigliato di puntare a Palazzo Chigi e non al Campidoglio? Basta. Grazie, molto gentile. Ciao.